Allora, vediamo se già possiamo sbloccare anche l'ultima auto a questo punto. Ci manca solo Engina alla fine. Non risvegliate gli spiriti inquieti che riposano, profanatori! Oltre questa Bella la antica zona grotta piena d'oro e dell'Egitto con questa gioielli, una qualità. terribile profezia attende coloro che disturbano il sonno della mummia. Il sonno della mummia. E non svegliate neanche il papà. Come odio quel tipo! Inquietante, sì, ma ha ragione, Stu. Su questa città posseduta dagli spiriti Ma dell'antico perché c'è Egitto una statua di incombe la Cortex? profetica maledizione di Tomb Town. Tra queste antiche mura e negozi di souvenir, Von Klutsch ha creato un'incredibile area di simulazione di guida egizia. Beh, sicuramente i nostri piloti qui non avranno vita facile, Chick. Dovranno sopravvivere al calore mortale, superare la pista delle mummie e Ma che schifo, attraversare il la gemma è passaggio della dentro nel naso piramide. della E per statua. concludere in bellezza, affronteranno la sfida finale nella Tomba del Terrore. Tan ta ta Tra i tan. tre ingressi alle piste e la difficilissima arena di guerra, quest'ultima prova potrebbe essere la più dura, amici sportivi. Sai che ti dico? Ma a parte quanti pinguini. È il comitato di benvenuto dei pinguini. Allora, calmi tutti. Tu, quanto vuoi per avere quel cristallo? Crash, ho un cristallo del potere da venderti. Che ne dici, lo vuoi? 1.000 monete? Ah, proprio a sto giro neanche si sono sprecati proprio. Ehi, ho un cristallo, lo vuoi? Va bene, dammelo. Ma proprio facile facile a sto giro. Prendiamoci già tutte le monete che riusciamo. Sblocchiamo la prima pista. Ecco, fatto. Allora, altre casse, eccole qua. Allora, aspettate un attimo, perché a questo giro vorrei subito riuscire a prendere l'oggetto dei nostri bisogni, ovvero le pantofole per quel puzzone di Engine e sbloccare subito subito tutte le nuove auto. Ecco fatto. Altro Frappe Goomba con cui possiamo. Ui, la telecamera, che succede? Con cui possiamo duplicare tutti i nostri guadagni. Ecco fatto. Mi piace quando i pinguini sono collaborativi. Ecco fatto, continuiamo. I pinguini non sono difficili da tirare giù. Il problema è che continuando a muoversi così rendono difficile il duplicare le monete. Vediamo se uno di questi bottoni ci apre il passaggio che ci serve. Sì, perfetto, era quello che ci serviva. Ok, vediamo se l'oggetto. No, qua c'è solo la terza pista. Dove diavolo sono le pantofole? Non lo so, ma intanto qui c'è un Frappe Wumpa che penso proprio che ci sarà utile. Calmo, non cadere di sotto, ti prego. Che non voglio rifarmi tutta la strada, più che altro perché non voglio perdere per nulla l'effetto. E qua ce n'è un altro, quindi ecco qua. C'è un altro effetto di duplicazione con un altro Frappe Wumpa. Ma in tutto ciò io non riesco a trovare le babbucce. Dove cacchio sono le ciabatte per Engine? Non lo so, ma intanto qui abbiamo trovato un altro cristallo. Calmo, calmo. Allora, cristallo ottenuto, perfetto. Scusate l'interruzione della telecamera, come al solito. Allora. Là sopra c'è un altro cristallo, ma io le ciabatte non le vedo. Dove diavolo sono? Allora, facciamo magari le cose con un attimo di calma. Facciamo questo percorso. No, cioè, non ci arrivavo. Facciamo questo percorso come il gioco vorrebbe che io lo facessi, ovvero per ordine. Vediamo cosa fa questo. Ah, povero Crash. Ah, pezzettini. Dobbiamo premere tutti i bottoni che vediamo. Inoltre. Sì, ti sarebbe piaciuto. Io speravo di fare una cosa veloce andando a prendere le babbucce per NG, ma non le trovo. Comunque, primo bottone che ci apre la porta. Wow, che shortcut, ragazzi. Vediamo i cammelli che fanno.
Io non so se i cammelli facciano veramente così comunque. In ogni caso, wow. Seconda corsa sbloccata. Ci manca solo da trovare ora la corsa acrobatica, oppure quella, quella di guerra. Non mi ricordo quale di, delle due ci sia ora. C'è una mucca. Perché devi dare fastidio a una mucca, Crash? Io mi ricordo che c'è una scena in cui qualcosa scorreggia in faccia a Crash. È questa la scena? No, questa è quella in cui lo strangola, ok. No, no, era questa invece. Comunque quella coda è un serpente. È palesemente un serpente rimodellato a mo' di coda. Ecco qua, un sacco di soldi extra. Ma non è che a questo punto le babbucce le vende uno di loro? Ehi, amico, cerchi qualcosa da regalare alla donna della tua vita? No. Posso consigliarti l'Embigulator 4000? Questo sistema brevettato di cosi pesanti trasforma anche il fiore più delicato nel bipede più robusto che si sia mai visto. Mi sa che sono le pantofole, vero? Compro l'abito da guerriero Deep per tonta. Non credo sia questo. Comunque, scendi giù. Eccoci qua. Allora, con calma. Dove cacchio sono queste maledettissime pantofole? Davvero, no? Vabbè, i pinguini sono caduti. Non lo so, però qui c'è. Allora, calmi tutti. Qui c'è il tizio dei giochi che ci fa giocare a... Di nuovo lo sparo, perfetto. Vediamo cosa succede qui col cartello. Perché sì. Perché sì. Ok, con calma. Qui ci sono altre monete oltre al frappe Wumpa. Ma la domanda è, ci arrivo? Penso proprio di sì. Allora, con calma. Uno, due, eccoci qua. Queste sono le zone che da bambino, giustamente per la fretta di dire ok, voglio tutte le monete, rompevi subito le casse e di conseguenza queste altre monete non le avresti mai prese e ovviamente fallivi anche la missione della gallina, così perché giustamente tu pensi ok, io non so che là sopra ci sono le monete, non ci vado neanche, o comunque non ci passavi semplicemente. Non è che sei tu che c'hai le babbucce, vero? Oddio, 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 oddio! Sei Crash! Ti vedo sempre in TV! Boiade! Sei straordinario! Puoi farmi un favorino? Sei super! Sono un tale fan dei Bandicoot che per me sarebbe un vero, cioè, un vero onore se uno di voi indossasse questo speciale abito souvenir che ho fatto io! È perfetto! Cioè, non è che posso regalartelo, fratello, ma sarebbe un onore se potessi, che ne so, comprarlo, ok? Dammi i soldi per questa cosa che io ho fatto per te. Vabbè, dammela, dai, vediamo com'è. Oh, ah, grazie, è quello per Crunch, grazie, ok. Grazie. Non resterai deluso, Crash, te lo giuro. Sarà d'incanto a Crunch, sarà proprio un figurino. È probabile. Il peloso più pericoloso che esista. Vabbè, grazie. In tutto questo non abbiamo trovato le pantofole, a meno che... Saluti, Crash Bandicoot. Salute. Non pensi che sarebbe splendido ribaltare le sorti del caro vecchio dottor Neo Cortex? Sono certo che tu stesso saresti un meraviglioso scienziato pazzo. Ah. Per una somma ragionevole di monete Wumpa potrai assumere i panni di un tecnico folle delle arti scientifiche. Ci vediamo. Presto. Si può fare, però per 2000 monete, 2500 monete adesso le lasciamo un attimo da parte. Allora, proviamo a saltare un po' sulle tende, vediamo se ci portano
da qualche parte. No, palesemente no. Proseguiamo di qua, vediamo se arriviamo da qualche parte. Ti direi proprio di no, mi sa. Però aspetta, se faccio il giro di qua, vediamo. Ok, siamo arrivati sui piloni, che è esattamente dove volevo arrivare per schiacciare questo bottone. Che non ha fatto nulla. Ah, ha attivato la lingua. Ma scusami, non me l'ha fatta vedere. Vabbè, è uguale. L'importante è che si è attivata poi. Ok, uno, due e infine. Vai, colpisci, balestra. Ok, io mi aspettavo tutt'altro. Non mi ricordavo fosse un'azione di morte. Il colpo innestato. Allora, aspetta. Sali, perfetto. Dobbiamo, vediamo se arrivando. Lo sapevo. Lo sapevo che mi avresti cercato di fregare tu. Tu non è che scendi, vero? Però tu sì. Dobbiamo continuare a farci il percorso qua sui tetti. Ecco qua. Perfetto. Altro frappe Wumpa che in questo momento c'è abbastanza inutile. Eh sì, in questo momento mi serve relativamente a niente questo frappe Wumpa. A meno che... Eh sì, infatti, non ci serve. Abbiamo già preso tutti i soldi da tutte le parti. E con questo possiamo dedurre che le pantofole per Engine si trovino non in questo livello, ma nel prossimo. Ehi, 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 ehi. Basta un po', pinguini. Ecco qua. Un paio di monete extra ce le siamo fatti. Vediamo se questo bottone ci fa qualcosa. Ho sentito... Ok, questo era inaspettato. Mi ha schiacciato il naso. Non riesco a passare, va troppo lento. Ho comunque bisogno di un attimo di tempismo. Ecco fatto. Ci hai aperto questa strada che ci porta all'arena. Ottimo, che con questo abbiamo sbloccato tutte quante le gare di questa mappa. Che tra l'altro mi manca ancora da fare questo. Vediamo che cosa fa. Poverino. Come te la sblocco questa serratura? E più che altro, come faccio a salire fino là sopra? Penso che per salire io debba fare tutto il giro per i piloni. Ma io ci arrivo da qua, magari? Sai che forse... Vediamo se con la pedana magari... Se con la pedana magari abbiamo... Esatto, un pochino... di vicinanza in più. No, perché sei caduto? Però grazie al cielo il gioco è stato carino con noi, ci ha abbassato questa pedana, così che appena scende possiamo risalire. Ecco fatto, sarà anche piccola e stretta, ma in ogni caso ce l'abbiamo fatta risalire. Ok, proseguiamo da questa parte. Ottimo, è scesa anche questa. Forse... Oh, ok, con calma. Mi frega relativamente poco delle monete, però... Vediamo, qual è il percorso? Di qua devo salire. Allora, aspetta. Ok, no, di qua è chiusa. Ok, vediamo se ci porta da qualche parte. No, vicolo cieco. Ok, con calma, ritorna di qua. Ottimo, mi fa piacere che per avere tutte le monete io debba morire. Anche qua, non pensate, questo è sicuramente un vicolo cieco. O questo o l'altro. Uno di queste strade sicuramente ci bloccherà da qualche parte. Ovviamente.
Ma se io faccio... Ecco qua, un po' come in Fall Guys, che per fare la cosa delle mattonelle tutti saltano una e ne fanno cadere tre. Vediamo se... No! Perfetto! Dove cacchio è il passaggio? Aspetta. Allora, credo che per passare io debba... Forse da questo lato, aspetta. Vediamo, sì, forse, ecco, da questa parte. Oh, pa 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 pam pam pa 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 ra. Passaggio segreto sbloccato. Ottimo, dai. Bel passaggio. In ogni caso... Oi, dammi quelle monete. Mi fai fare... Ah, ok, mi fa fare tutta la strada dall'alto. Vabbè, è un bel modo per ritornare indietro, giustamente, no? Così non ti sfatichi troppo. Il punto è che ancora non abbiamo capito. A meno che non prosegua. Oh, ok. No, si ferma qui. Il punto è che ancora devo capire come arrivare là sopra. In ogni caso, anche questo pilone si abbassa, quindi forse facendo un salto giusto ci arriviamo. Perfetto. Qua si può salire? Ovviamente no. Ma quindi tu, dove mi conduci, oh caro pilone? Là sopra non mi ci fai arrivare, vero? In realtà, con la giusta angolazione, tutto è possibile. non sono sicuro, calmo. Cos'è tutta sta fretta? Dicevo, non ero sicuro che potevo salire qua sopra. Però... Oddio mio, per un attimo ho avuto paura di cadere di nuovo. No! Ma io pensavo fossero parte dello sfondo. Ma dai, in ogni caso aspetta. Almeno questa caduta qualcosa ci ha portato. Niente di che, però... Uno shortcut. Che però non mi porta dove deve, in ogni caso. Io non pensavo che lo striscione qui avesse una consistenza. Cioè, la pedana ci passa attraverso, io no, ma scusami. Vabbè, guarda. Non importa. Ok, quindi questo è uno shortcut. E fino a qui tutto ok. Vabbè, meglio, almeno possiamo risalire. Ci arrivo io però, qua. Devo prendere la giusta angolazione. O meglio, devo prendere la giusta altezza. Nel momento in cui arriva in cima io devo saltare. Ecco fatto. Ta-da! Mi manca però un cristallo. O meglio, due. Uno è nascosto lì dietro. L'altro... Non c'era una zona in cui si entrava. Forse qua sopra. Ok, ci manca in realtà solamente un ultimo bottone, che è questo qua. Vorrei... Scusami, aspetta un secondo. C'hanno una consistenza sti cosi, perfetto. Ok. La vittoria è sempre per i curiosi. Altro cristallo ottenuto. Ricordatevi, la curiosità vi farà sempre raggiungere i vostri obiettivi.